Buongiorno a tutti. Inizio dicendo che io sono dipendente degli enti locali da ben 32 anni e mai avrei detto che si sarebbe aperta una crisi ufficiale sui dipendenti pubblici, mai. Quindi diciamo che è proprio ufficiale che si è creata questa disaffezione e non più voglia del cosiddetto posto fisso. E soprattutto, diciamolo proprio con onestà, negli enti più piccoli e per quanto riguarda i servizi locali, no? Quindi la sanità, i medici di base, i piccoli comuni, i medio-piccoli comuni, non si trovano più persone che vengano a lavorare. Uno ci può credere o non credere, ma di fatto sono così. Allora cosa ho fatto? Mi sono documentata in un po' più ampio, ho detto, ma insomma andiamo a vedere cosa dice il forum della pubblica amministrazione. E in effetti questa crisi non riguarda solo la nostra zona, ma riguarda comunque tutto il paese in generale. Diciamo che nel 2020, questa relazione riporta che nel 2020 il blocco dei concorsi non ha permesso al turnover di ritrovare un equilibrio. La pubblica amministrazione italiana al 1 gennaio 2021 conta 3,2 milioni di dipendenti, 31.000 in meno rispetto all'anno precedente, quindi il 0,97%, il minimo storico negli ultimi 20 anni. Dopo il timido segnale di crescita al personale nel 2019, nel 2020 il blocco dei concorsi per l'emergenza sanitaria e l'accelerazione dei pensionamenti non ha permesso al turnover di ritrovare un equilibrio. La pubblica amministrazione italiana si conferma vecchia, in media 50 anni di età, scarsamente aggiornata, mediamente 1,2 giorni di formazione per dipendente l'anno, in difficoltà ad offrire servizi adeguati a imprese e cittadini. Il 76% degli italiani li considera inadeguati, mentre gli europei insoddisfatti sono il 51%. Eppure siamo chiamati ad essere il motore della ripresa. Nel prossimo triennio almeno 300.000 persone usciranno dal pubblico impiego. Intanto sono arrivati 3 milioni di pensionati da lavoro pubblico in un rapporto di 94 pensioni erogati ogni 100 contribuenti attivi. L'esodo è destinato ad aumentare, come descritto nello stesso PNRR. Nel prossimo triennio almeno 300.000 persone usciranno dal pubblico impiego. Probabilmente però saranno molti di più, a seconda dei figli, 4, 5, 6, come ci siamo detti ieri. Quelli come me che non hanno figli, vabbè, sono destinati a rimanere, e pazienza. Si è aperta però una nuova stagione dei concorsi, con lo sblocco delle prove selettive e un'importante semplificazione delle procedure, destinate ad accelerare l'inserimento di personale necessario a garantire il funzionamento della macchina pubblica. Secondo la fotografia del Dipartimento della Funzione Pubblica, nel 2021 sono previsti 119.000 nuovi ingressi a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. Tra regioni, servizio sanitario, comuni, università, enti pubblici di ricerca e posti di concorso banditi conclusi o da concludere. Sono andata poi a vedere a livello europeo come siamo messi come dipendenti pubblici. Quindi, dal confronto europeo, i lavoratori pubblici italiani, in rapporto al totale, non sono numerosi. Oggi in Italia opera nel settore pubblico il 13,4% dei lavoratori, meno che in Francia, che ha 5,6 milioni di dipendenti pubblici, il 19,6% del totale dei lavoratori. Nel Regno Unito 5,2 milioni, il 16%. In Spagna 3,2 milioni, il 15,9%.
ma più della Germania, il 10,8% del totale. Nel confronto con questi paesi è più basso anche il rapporto tra numero di dipendenti pubblici e residenti in Italia. Sono il 5,6% in Francia, l'8,4% in Inghilterra, il 7,8% e in Spagna il 6,8%. Quindi i dipendenti pubblici sono in calo. Questo lo si percepisce molto di più sul territorio, come dicevo prima, e per quanto riguarda i servizi locali. Oltretutto i concorsi si fanno, si sono aperti, ma non si iscrivono. Non ci sono persone, e questo ve lo posso garantire, che si iscrivono ai concorsi, se che non sia il Ministero e la Regione, che sono enti più grandi, dove comunque diciamo che c'è più prospettiva di guadagno e più lo stipendio è leggermente più alto. E quindi c'è più attrattiva, no? Verso questi posti. Vabbè, meno male. Quindi la pubblica amministrazione sta invecchiando su quello che è la nostra necessità, cioè, ripeto, ma proprio, voglio proprio sottolineare, sui servizi offerti nel territorio. Quindi l'età media, che è in leggero calo, è di 50 anni, con ampie differenze tra i comparti. Supera i 55 anni in enti come l'OCNEL, Presidenza del Consiglio, carriera penitenziaria. È di 39 anni nelle Forze Armate. Gli over 60 rappresentano il 16,3, gli under 30 appena il 4,2. È pensionabile, perché ha già compiuto 62 anni, il 16,3 del totale. Oltre 500.000 persone, ma ce ne sono anche 180.000 che hanno maturato 38 anni di anzianità. Guardando solo l'anzianità contributiva, da regioni e autonomie locali, potrebbe andare in pensione il 10,9 dei dipendenti delle amministrazioni ministeriali, il 15,2. Guardando il requisito anagrafico, si stima un'uscita di circa 105.000 persone del servizio sanitario nell'arco dei prossimi 3-4 anni e 215.000 persone nella scuola. Poi c'è il problema dello smart working, problema nel senso che in questo senso è stato uno strumento molto utile. Non è vero anzitutto che tutti hanno fatto lo smart working, non è stato possibile ovunque, perché soprattutto per i servizi offerti sul territorio non è stato possibile. Nel mio comune, un piccolo comune, non abbiamo fatto smart working se non giusto qualche settimana. E siamo stati sempre presenti, questo mi riferisco all'intervento della scuola di ieri, dicendo che tutti sono stati a casa in smart working, no, confermo di no. Questo probabilmente è successo più negli enti più grandi, ma perché magari hanno gli open space, quindi c'era problemi di contagi molto più elevati, di ricircolo d'aria, ma negli enti più piccoli e sulle realtà territoriali questa cosa non è avvenuta molto. A livello sindacale diciamo che lo smart working, l'RSU, io sono RSU ormai da 30 anni, è stato difficile, perché bisognava tenere il contatto con i colleghi, cercare di informarli su quello che stava succedendo, e di questo ringrazio la struttura della CGIL di Monza, che ci è stato sempre molto vicino, sempre molto presente in qualsiasi tipo di necessità. Perché qual era il rischio? Il rischio era che la divisione dei dipendenti e lo smart working, questo ha aiutato molto, perché poi ognuno era nella propria casa, nelle proprie stanze, e si è creata una divisione non indifferente. Ed ha influito anche, diciamo, a livello di sindacato. E comunque, per farvela breve, dopo aver illustrato la situazione dei dipendenti pubblici in Italia e a livello europeo, quello che nei vari interventi del Congresso della Funzione Pubblica, che si è svolto il mese precedente,
emerso che il cosiddetto posto fisso, come vi dicevo prima, non è più un'attrattiva, soprattutto per le nuove generazioni, se non negli enti più grandi, dove si guadagna di più e ci sono più prospettive di miglioramento. Ma sicuramente non negli enti piccoli. Non è possibile che non vengano presentate domande per i concorsi. Le domande sono sempre poche, si presentano la metà e quasi nessuno passa. I comuni si contendono le graduatorie. Addirittura sono disposti a pagare per avere un nome di una graduatoria. Il mio comune ha pagato 1.000 euro per avere un nome di un'altra graduatoria di un altro comune. Ok, per persone che poi arrivano, c'è la mobilità in regione, c'è la mobilità in un ente più grande, dopo un anno o due si spostano dopo averli formati, dopo aver pagato comunque vanno. Quindi si è creato anche questo mercato delle graduatorie, ok, ha ragione. E quindi, se il fine del servizio è la cittadinanza, è necessario che sia per personale, altrimenti non può essere possibile offrire un servizio in generale, soprattutto di qualità. Si ricorre anche al lavoro interinale, che va bene di per sé, ma essendo una PA è un mondo a parte su forme di persone dove se ne vanno perché deve essere temporaneo. E allora quale può essere la soluzione? La soluzione è il cambiamento, ma il cambiamento vero, quello dei fatti, quello che viene dalla profonda convinzione che la volontà e l'unione è la vera forza. Il cambiamento deve avvenire prima dentro di noi e allora sì che potrebbe avvenire lo svecchiamento della macchina della pubblica amministrazione, soprattutto negli enti più piccoli e negli enti territoriali. Grazie. Grazie Barbara.